Questa è la storia di una famiglia il cui destino è scritto su un quadrante. Ha la voce delle lancette e sta allacciato al polso del mondo. È la storia di tre generazioni che hanno saputo dare forma e bellezza allo scorrere del tempo. Una storia che si intreccia a quella del pittore Antonio Ligabue, alla rinascita di Milano nel dopoguerra, e al suo cuore pulsante, via Monte Napoleone, al ricordo di grandi celebrità d'ogni tempo, da Maria Callas a Totò, fino a Lou Reed. È il racconto di vite, di uomini, ma soprattutto di donne, accomunate da una grande passione, gli orologi di alta qualità, di un negozio che dal 1940 segna l'ora con eleganza, professionalità e calore. Di un simbolo ricco di suggestione, fascino e mistero. Nato dalla visione che Ugo Pisa, uno dei fondatori di Pisa Orologeria, ebbe durante un viaggio di gioventù. Posso definire mio padre un uomo che ha vissuto guardando lontano. Fin da ragazzo volevo uscire dai suoi confini, dai suoi orizzonti abituali, che erano quelli di un piccolo paese della Bassa Padana. Perciò in uno dei suoi viaggi fu attirato da Chartres e dalla sua cattedrale. Da lontano già le due guglie asimmetriche gli ricordarono un po' le lancette di un orologio e una volta entrato fu attratto dal maestoso labirinto disegnato nella navata. Lui portava sempre con sé un taccuino su cui faceva piccoli schizzi di quello che vedeva e fu proprio nel tratteggiare questo labirinto che gli ricordò una parte essenziale dell'orologio, cioè la molla di carica. Fece anche una riflessione sulla similitudine dell'orologio e del labirinto, in quanto entrambi rappresentano un po' l'evoluzione della vita e del tempo. Anni dopo, io e mia sorella prendemmo spunto dal labirinto fino a farlo diventare il logo della nostra azienda. Milano, via Pietro Verri, quadrilatero della moda. Qui si trovano da sempre le vetrine di Pisa Orologeria, quelle davanti a cui anche chi va di fretta è costretto a fermarsi. A ritrovare il passo, il tempo vero, quello delle cose belle e durature. Il luogo dove per tradizione si viene a cercare l'orologio della vita o un nuovo pezzo esclusivo da aggiungere alla propria collezione. Oppure a conoscere le ultime novità dei marchi più prestigiosi. Dall'era dei fondatori, Osvaldo e Ugo, i Pisa hanno fatto molta strada. Al negozio storico, spostato di qualche numero civico e ingrandito, e al cui interno si trova anche una boutique Hublot, si sono aggiunte quelle monomarca di Patek Philippe e di Vacheron Constantin, sempre in via Verri, e quella di Rolex, in via Monte Napoleone. A dirigere l'azienda di famiglia, dopo la zia Grazia e la madre Maristella, c'è oggi Chiara Fiorentino, nipote di Ugo Pisa, cresciuta fin da bambina nel ticchettio dei secondi. Il ricordo che ho più fervido della mia infanzia in negozio era osservare i tecnici orologiai. Mi affascinavano, in particolare il capotecnico, del quale forse anche ero un po' infatuata perché lo vedevo con questo camice, con queste mani grosse con le quali operava sull'orologio. Il tratto che ha distinto da sempre la nostra azienda è molto semplice, un'atmosfera molto accogliente, familiare, sempre tutti sorridenti, sorridenti collaboratori, sorridenti clienti, un'atmosfera molto piacevole. La
La familiarità e il garbo che i vecchi clienti ricordano come la prima caratteristica dei Pisa si ritrovano ancora oggi in tutti gli spazi dell'azienda, a partire dal negozio principale, il flagship store di Via Verri. Tre piani dedicati al meglio dell'alta orologeria internazionale. Il flagship store è stato inaugurato nel 2015 ed è concepito come uno spazio futuristico. Abbiamo pensato a un ambiente in cui le stelle, i pianeti e il sole fossero degli elementi strutturali rotanti tutti attorno al concetto di labirinto. La parte che più mi affascina e che è presente da sempre all'interno di tutti i nostri negozi è una galleria in cui il cliente è invitato ad osservare le vetrine con tutta la tranquillità, lontano dalla frenesia del marciapiede, per poi decidere se entrare o meno all'interno del negozio. Chi è incuriosito e passa oltre la galleria decorata con le diverse fasi lunari, al di là della porta, rivisitato in chiave contemporanea, si trova di fronte un elemento antico, memoria delle vecchie botteghe. Un'altra caratteristica molto importante dei nostri negozi è sempre stata quella di avere un bancone che diventa un luogo di incontro e di confronto. Ai clienti piace molto, soprattutto al cliente milanese che è sempre di corsa, piace molto l'idea di una vendita meno formale. Capita spesso di vedere delle scene piacevoli in cui i clienti si confrontano uno con l'altro, si danno dei consigli. È un po' una sorta di contrattazione moderna, quindi il bancone lo ritroveremo in tutti i nostri spazi. Un elemento caratteristico del primo negozio Pisa, fin dagli anni 40, fu proprio il bancone, dietro al quale Ugo accoglieva i clienti appena entrati con la sua leggendaria affabilità e il suo talento commerciale, mentre il fratello Osvaldo lavorava nel retro alla riparazione degli orologi. I due erano giunti a Milano, Osvaldo a fine anni 30 e Ugo poco più tardi, da un piccolo borgo rurale vicino a Reggio Emilia, Gualtieri. Il padre Ettore, a capo di un'azienda di cappelli, è stato sindaco e ha 13 figli. Tutti diventeranno orologiai di talento, talvolta addirittura geniali. Forse perché hanno dentro innato il senso del tempo legato alle stagioni e al lavoro nei campi. Forse contagiati dall'estro imprevedibile di un grande artista, che risiedeva proprio a Gualtieri, in un capanno lungo il Po, e che frequentava la loro casa. Questa è una storia che mi hanno tramandato un po' il papà, gli zii, le zie soprattutto, di questo personaggio. Era un personaggio anche un po' inquietante. Era Antonio Ligabue. Qualcuno lo temeva, qualcuno invece, come la nostra famiglia, a volte lo accoglieva e gli dava un piatto di minestra e lo lasciava dormire dove poteva ricoverarsi. Dipingeva e mio padre assisteva ammirato a questa performance di pittura dove Antonio Ligabue ritraeva animali dal vero, ma anche frutto della sua fantasia, molto colorati, e per gratitudine verso la famiglia di mio padre e delle mie zie donava anche dei quadri che poi negli anni sono stati appannaggio della nostra famiglia. E lì abbiamo anche poi tratto ispirazione, cioè quando abbiamo aperto la nostra prima boutique Patek Philippe nel 2008, siamo riusciti a farci creare dall'azienda due pendolette, sono due pendolette che chiamano DOM, con degli smalti fatti a mano, proprio che riprendevano questo mondo surreale di Antonio Ligabue. Il primo dei fratelli a lasciare Gualtieri per Milano è Divino Pisa, un vero e proprio genio dell'orologeria. A lui si dovrà l'invenzione del primo orologio mosso dal magnetismo terrestre, a lungo esposto al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, e di cui oggi si può vedere un esemplare in una sala del flagship store. Divino, dopo aver lavorato dall'ottico del paese che ripara anche pendole, a 15 anni è già maestro orologiaio, e presto emigra nel capoluogo lombardo, dove apre una scuola e dove viene in seguito raggiunto dagli altri fratelli.
La città è subito generosa con i Pisa. Ognuno apre la sua bottega, dove ripara o vende. Ma ad un tratto la situazione precipita. Con l'infuriare della Seconda Guerra Mondiale, Milano diventa uno dei primi obiettivi dei bombardamenti. Mentre Ugo è al fronte, Osvaldo presidia il negozio che i due fratelli hanno aperto in Via Verri. La notte era il momento peggiore, perché infatti Milano veniva bombardata quasi esclusivamente di notte. Loro, dopo ogni bombardamento, salivano sul tetto del palazzo per gettare i tizzoni incandescenti, residui dei bombardamenti, giù in strada per evitare un incendio che sarebbe stato devastante. Il negozio di Via Verri, miracolosamente, resta illeso. La guerra finisce e a Milano la vita riprende. Inizia una turbinosa rinascita. La vita mondana in questo secondo dopoguerra si sposta da Via Manzoni, ora troppo trafficata, alla più piccola Monte Napoleone. Una via corta e stretta, senza nulla di particolare, tanto da spingere lo scrittore Dino Buzzati a interrogarsi sul segreto del suo successo. In via Monte Napoleone si ha l'emanazione di un fluido indefinibile che si irradia sui passanti, attribuendo loro un prestigio che di solito non posseggono. Da che cosa scaturisca quel fluido miracoloso io poi non so dire. Il negozio Pisa, che si trova proprio nel quadrilatero intorno a Monte Napoleone, cresce rapidamente e presto arrivano le celebrità. Mio padre era particolarmente affezionato al ricordo di Fausto Coppi. Un giorno lo vide entrare in negozio, aveva vinto qualcosa di importante e voleva gratificarsi con l'acquisto di un bel orologio. Mio padre gli consigliò un orologio Audemars Piguet ultrapiatto in platino, su cui poi Fausto fece fare una dedica con una data dietro. Fausto Coppi gli disse: "Guarda, sono proprio soddisfatto perché vedo in questo orologio un po' tutta la mia vita e mi rassomiglia in quanto prezioso ma semplice." Come non dimenticare la Maria Callas, che veniva di frequente in negozio a trovare mio padre, lo chiamava caro Ugo. Un giorno gli chiese: "Ho voglia di avere un orologio straordinario, dammi qualcosa di unico." Era appena uscito, diciamo, prodotto da Jaeger LeCoultre, questo orologio, il più piccolo del mondo, il calibro due linee, cosiddetto, nella versione tempestata di diamanti. Ma sono decine i personaggi famosi che negli anni passano da Pisa a orologeria. Tra questi, un grande attore con il quale Osvaldo aveva fatto il servizio militare, Totò. Quando veniva a Milano, prima andava da mio padre in negozio e gli diceva: "Ugo, fammi vedere le ultime novità", perché lui sosteneva che l'orologio fosse importantissimo per un uomo. Poi saliva in laboratorio da zio Osvaldo, dove con lui dissertava di movimenti, di tecnica, voleva sapere tutto. E intanto sorbiva un buon caffè che la moglie di Osvaldo gli faceva e diceva che era un caffè il più buono che lui potesse immaginare, ma soprattutto perché io credo era un grande seduttore e galantuomo. Ecco, e questo è il libro che facevamo firmare ai clienti. A pagina 3 abbiamo la firma di Luciano Pavarotti e Raffaella Carrà. Qua a pagina 6 abbiamo la firma e la dedica al signor Pisa con simpatia di Ornella Vanoni. Poi saltiamo un po' gli anni e andiamo alla dedica che ci ha fatto qualche anno fa Lou Reed. Eccola qua, thank you so much. Ma qual è il segreto dei Pisa? Perché tanti clienti e così affezionati? Ce lo svela Fabio Bertini, che è stato per anni il direttore generale dell'azienda. Entrato giovanissimo a bottega con Ugo e Osvaldo, ricorda con nostalgia i suoi esordi, fatti di piccole mansioni, di operoso silenzio. Esattamente nel settembre di quest'anno saranno i miei 50 anni di lavoro in questa azienda. Avrei dovuto diventare un orologiaio. In realtà non lo divenni mai, però feci 5 anni in laboratorio. Questo percorso in laboratorio mi permise di capire molte cose di questo lavoro. La cosa più importante che capii di Pisa e del mondo orologiaio era la passione che stava dentro. È un qualcosa che nasce dallo stomaco, dalla pancia. E questa è una cosa bellissima.
il vecchio Pisa, le signore Pisa, non hanno mai spinto vendi quello dove guadagnano di più, ma vendi quello che è più giusto per il cliente. Direi che è un messaggio fondamentale. La proverbiale cortesia dei fondatori, la cura con cui trattano i clienti, è un'eredità che resta intatta quando alla scomparsa prematura di Ugo la guida passa alle figlie Maristella e Grazia. Pisa Orologeria, da quel momento in poi, sarà un'azienda la cui anima sono le donne. Tutto il nostro mondo, il mondo dell'orologeria, in quegli anni soprattutto, girava intorno a un mondo prettamente maschile e anche forse un po' maschilista. Il fatto di essere un'azienda al femminile ha portato un sentimento di calore, di familiarità, tutto quello che riesce a far sentire il cliente a casa sua. Sa di essere in un ambiente dove, se anche esce senza aver comprato, ha lasciato un segno. E questo occhio femminile è il processo di guardare con più curiosità il mondo dell'orologeria, con meno interesse mirato esclusivamente al fatturato del mese, ma con un occhio più prospettico, cioè hanno saputo guardare a grande distanza e immaginare quello che sarebbe potuto succedere. E l'immagine che abbiamo potuto proporre noi è sempre stata quella della ricerca della novità, della proposta che fosse però una proposta meditata, non occasionale, qualche volta sbagliando ma quasi sempre centrando l'obiettivo. Pisa Orologeria nei decenni testimonia le evoluzioni tecnologiche e spesso anticipa i cambiamenti nei gusti del pubblico. Ricerca marchi emergenti, collabora con grandi gioiellieri, propone rarità, fra le quali una vasta scelta di orologi da tavolo, e crea nuovi servizi, per esempio il front desk a cui rivolgersi in caso l'orologio necessiti riparazioni. Qui un tecnico valuta in tempo reale l'entità del problema e i passi necessari a risolverlo. Talvolta l'orologio deve essere mandato alle case produttrici, dalle quali Pisa, grazie ai rapporti privilegiati, ottiene tempi più rapidi di risposta. Più spesso la messa a punto viene eseguita direttamente nei negozi Pisa, i laboratori aperti alla vista. Il laboratorio aperto al pubblico è presente in tutte le nostre realtà. Lo abbiamo aperto da poco perché sentivamo l'esigenza di permettere al cliente di dialogare direttamente con un tecnico, quindi dandogli una maggiore rassicurazione. Noi facciamo le riparazioni per le marche che l'azienda vende. Avere un laboratorio interno secondo noi è molto importante perché il cliente, una volta che ha finito l'acquisto, lo dovrà portare al polso per molto tempo e durante questo tempo si possono creare tutta una serie di situazioni in cui lui dovrà prendersi cura dell'oggetto che ha acquistato, e noi facciamo esattamente questo, quindi possiamo personalizzare l'oggetto come possiamo semplicemente mantenerlo nel tempo affinché poi venga magari a un certo punto anche regalato a sua volta o ereditato da qualcuno. Questi oggetti di solito hanno una vita molto molto lunga, sono oggetti fatti per rimanere con il cliente tutta la vita. Un bello orologio passa di genitore in figlio, come lascito prezioso, tempo e storie da portare sulla pelle. Un modo antico di vivere gli oggetti, più da custodi temporanei che da proprietari o consumatori. È un mondo ricco di valori sentimentali, che Pisa vuol far conoscere anche alle nuove generazioni, abituate a leggere l'ora sui display dei cellulari o ai tabelloni degli aeroporti. Per questo, in una sala all'ultimo piano dei flagship store, si tengono regolarmente i cosiddetti Watch Lab. L'oggetto orologio non è solo un segnatempo, è anche una dimostrazione di chi siamo. I Watch Lab sono delle attività in cui il cliente si immedesima in un tecnico orologiaio vero e proprio. Le attività iniziano con una piccola parte di teoria dell'orologeria, molto, molto semplice, per punti e per fasi, per poi passare alla parte pratica. Non bisogna iniziare a smontare l'orologio se non è completamente scarico. Vi appoggiate in questa parte qui e la spostate.
Spesso durante questi incontri le persone non si conoscono, non si sono mai viste e dopo mezz'ora di lavoro insieme iniziano a interagire con noi, ci chiamano per nome, tra di loro si confrontano. È un momento anche umano molto bello da condividere. E se viene celebrato vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Partito. Funziona. Felicissima. L'obiettivo è quello di far percepire quanta arte c'è all'interno dell'orologio. L'orologeria fa parte di quella cultura del bello che è un tratto caratteristico del nostro paese. Il filo che lega l'alta orologeria all'arte si intreccia alla storia dei Pisa. Da sempre gli spazi dei negozi sono aperti a mostre, come quella di recente dedicata agli orologi molli del surrealista Salvador Dalí. Un impegno culturale quello di Pisa, che si estende anche a iniziative come Il Tempo dell'Orologio, in cui l'azienda ha contribuito a promuovere la collezione di segnatempo del Museo Pol di Pezzoli di Milano. Un tesoro composto da più di 500 pezzi, tra orologi solari, da persona, automi e pendole, dal Rinascimento all'Ottocento, con esemplari unici al mondo, come quello appartenente al fratello di Luigi XIII, decorato da una miniatura dell'affresco di Giulio Romano raffigurante la battaglia di Costantino, oppure come l'automa da tavolo del carro di Diana, forse degli Asburgo, che scoccava davvero la sua freccia. Il commensale colpito doveva pronunciare un brindisi. I nomi degli orologiai che troviamo al Museo Pol di Pezzoli sono nomi famosi nella storia dell'orologeria, da Julien Leroy a Lépine a Breguet. Si tratta solo ed esclusivamente di esemplari di estremo lusso, destinati per cui a reali o ad aristocratici. Sono degli orologi affascinanti proprio per questa doppia valenza di qualità tecnologica altissima e decorazione splendida delle casse. Abbiamo pensato a Pisa Orologeria perché loro sono partiti proprio come restauratori di orologi e quindi hanno affiancato un lavoro di commercio e di vendita dei più grandi marchi di alta orologeria. La valorizzazione dell'alta orologeria che Pisa promuove da sempre oggi si arricchisce di nuove sfide. Tecnologia tradizionalmente occidentale, quella dell'orologio non ha avuto in passato corrispettivi in Oriente, poiché l'Asia per secoli ha vissuto un tempo diverso, estraneo al culto dell'ora esatta. Una diversità culturale a cui deve far fronte l'azienda Pisa, adesso che nella Milano del dopo Expo la clientela si fa sempre più internazionale. Abbiamo dovuto adeguarci sia in termini di personale competente in lingue diverse, quindi che vanno dal cinese al russo all'arabo, a preparare gli stessi i nostri collaboratori attraverso corsi che insegnino ad approcciare quindi culture molto diverse, perché un gesto che per noi può sembrare positivo e gentile, diversamente per uno straniero può essere un gesto offensivo, quindi essere pronti in questo senso è diventato fondamentale. Da Pisa Orologeria non sono solo i volti dei commessi orientali a raccontare come la cura del cliente, tanto apprezzata da generazioni di milanesi, ora parli tutte le lingue. Il calore antico, marchio di famiglia, si unisce oggi alle nuove tecnologie, per esempio in un nuovo sistema di videoconferenze che permette a chi si trova in altri continenti di chiedere assistenza o informazioni su un orologio che intende comprare una volta a Milano. E il sorriso di Ugo Pisa rivive lungo i fili di luce
attraverso continenti e fusi orari. Mi piace tanto assistere a queste evoluzioni, però ho consapevolezza di una cosa, che il tempo, nonostante il suo trascorrere porti con sé cambiamenti, lascia sempre una traccia che è quella della cordialità, della dedizione, della passione verso il proprio lavoro, tutto quello che ha creato un po' la nostra fortuna. Il tempo è trascorso, ma l'ha lasciato immutato.